Potrei dire, me l'hanno chiesto un sacco di voi in maniera molto forte e insistente, ma starei mentendo, non me l'ha chiesto nessuno. Sto facendo questo video solamente perché sto studiando l'ecosistema russo e alcune cose interessanti le sto condividendo con voi. Quindi benvenuti alla seconda parte della descrizione dell'ecosistema digitale russo, ovvero il mondo delle piattaforme di lingua russa e delle app russe. È sicuramente la piattaforma più celebre in Russia, ma anche conosciutissima nel resto del mondo, e non tanto perché è più utilizzata nel resto del mondo, anche se ci sono degli utenti in questo senso, ma soprattutto perché è una delle piattaforme più discusse per quanto riguarda l'ecosistema russo. Sto parlando di VKontakte, che è un social network sviluppato e cofondato da Pavel Durov, uno dei più diciamo sì, degli imprenditori più importanti dell'ecosistema digitale russo. Appartiene alla categoria dei social network site, per intenderci la stessa categoria a cui appartiene Facebook, di cui condivide sia la user experience che la grafica. Infatti, la grafica di VKontakte ricorda molto Facebook del 2010. È molto apprezzato dai giovani russi, anche se sta scontando l'invecchiamento dei suoi utenti, un po' come capita a Facebook in Occidente, perché i giovani preferiscono piattaforme diverse, i giovani russi preferiscono piattaforme diverse come Instagram o TikTok. Potremmo dire che il social network russo il social russo più conosciuto in Occidente, anche se in realtà ha sede a Dubai. Telegram è stato fondato anche lui da Pavel Durov. Pavel Durov ha fondato Telegram una volta che ha abbandonato VKontakte, perché quando faceva il CEO di VKontakte fondamentalmente aveva troppe ingerenze da parte dei collaboratori vicini a Putin, oltre a una sua personale insofferenza nei confronti del presidente russo. Quindi preferì cedere, appunto vendere la sua società, lasciarla e fondare una società di messaggistica. Infatti Telegram è una società di messaggistica, è una società nonché una piattaforma di messaggistica, per intenderci è la stessa categoria a cui appartiene WhatsApp, anche se WhatsApp è presente in Russia, però Telegram è molto celebre non solo in Russia ma anche nel resto del mondo. Cosa di caratteristico Telegram? Ha una sua user experience molto specifica, contiene tutta una serie di servizi molto particolari che lo rendono una delle piattaforme più interessanti della sua categoria. La sua proprietà principale è la sua attenzione alla privacy, però che l'ha resa una specie, diciamo così, un protagonista di usi piuttosto controversi, ma proprio per questo motivo è il canale privilegiato dell'informazione della guerra in Ucraina. Erano le principali piattaforme, le principali servizi dell'ecosistema social e internet russo. Se ne conosci qualcun altro che vale la pena da studiare o da approfondire, lasciamelo pure nei commenti. Grazie.